Vabbè, noi iniziamo, signori e signore, Tennis Italia 2014, selezioni regionali a Domodossola, abbia inizio! Ok, ci siamo! La prima, Silvia Curci! Lei ha 18 anni e alta 1,62, segno zodiacale vergine. Cosa fa nella vita? Studia il liceo scientifico socio-pedagogico e ha un lavoro da giornalista. Il suo sogno nel cassetto? Cambiare la visione della società. Numero 1, Silvia Curci. Per la numero 2, Sabrina Ruschetta. 22 anni, alta 1,65, segno zodiacale dei gemelli. Lavora alla Tezenis di Gavellona Doge e il suo sogno nel cassetto è un hot rider. Terza, Sabrina Panighetti. Sabrina Panighetti ha 22 anni, Sabrina è alta 1,68 ed è nel segno della Vergine. Come lavoro cosa fa? Fa la mamma! Perché è una bellissima bambina di pochi mesi dal nome Britney! E il suo sogno nel cassetto è di riuscire a crescere nel modo migliore la sua piccola figlia. Numero 4, Giulia Bellavista. Ha 18 anni, è alta 1,73 ed è il segno del Cancro. Va al liceo scientifico e da grande vuole diventare un ingegnere. Numero 5, Rebecca Iannello. 18 anni, alta 1,68 del segno dell'Ariete. Frequenta il liceo scientifico e il suo sogno nel cassetto è diventare una famosissima attrice. Numero 6, Francesca Pessone. 19 anni, alta 1,70, Capricorno. Lei è diplomata e vuole diventare da grande una modella. Lavorare nel mondo dell'amore. Eh sì, amico mio. Numero 7, Ilaria Pizzotti. Ilaria Pizzotti ha 18 anni ed è alta 1,70. Con il tanto senza. Con il tanto 1,70. Ed essendo del Cancro, studia a Gramia e da grande vuol fare la fotomodella oppure la guardia forestale. Esatto. Per i due non sceglieresti? Due. Numero 8, Giulia Mazza. L'aspirante Miss Giulia Mazza ha 18 anni ed è alta 1,73. Segno dell'Ariete. Frequenta il liceo scientifico e da grande vorrebbe avere una laurea in psicologia. Veramente è proprio difficile curare bene. L'aspirante Miss numero 9 si chiama Veronica Bonezzi. Veronica Bonezzi ha 20 anni ed è alta 1,75. Segno zodiacale del Sagittario. E so che ce l'hai già insegnato. Frequenta l'istituto Alberghiero e da grande vuole diventare attrice. Numero 10, Tania Montucchio. Che tipo, ragazzi? 18 anni, 1,72, segno zodiacale dei pesci. Frequenta il liceo e vuole da grande una laurea in farmacia. L'aspirante Miss numero 11 invece si chiama Veronica D'Avoglio. Veronica D'Avoglio ha 23 anni, alta 1,74, segno zodiacale vergine. Fa la presentatrice e la giornalista, ma la grande vuole fare l'attrice. Proseguiamo con l'aspirante Miss Italia numero 12, Carola Criste Calciatore, CCC. Salute. Lei ha 23 anni, è alta 1,74 ed è del Capricorno. Studia medicina e da grande vuol diventare un bravo medico. Prima deve tornare indietro. Quindi quanto devo uscire, cara? Un'altra passerella davanti al nostro pubblico e un altro grande applauso di tutta Domodossola. Passa la 7, passa la 8 e la 9,
i nostri giurati che saranno, scrutano, paga per aver colpito da stadio. E andiamo avanti con il numero 13, Irma Di Cozzelli. 17 anni, alta 1,75, segno zodiacale dell'acquario. Studia al liceo scientifico e da grande vorrebbe fare sia l'attrice che una modella. Ma se dovessi scegliere, attrice o modella? Modella, dice modella. Si sente modella, giustamente. L'aspirante Miss numero 14 si chiama Beatrice Gheraldini, 19 anni ed è alta 1,75. Lei è dell'acquario, studia psicologia al liceo e da grande vorrebbe laurearsi in medicina e diventare un bravissimo medico. Numero 15, Sabrina Branca. Sabrina Branca, 22 anni, alta 1,70, segno zodiacale bilancia. Studia infermieristica e il suo grande sogno è mettere su famiglia, una grande, grandissima famiglia. L'aspirante Miss numero 16 si chiama Valentina Depoli, o Depoli? Depoli, ecco, quindi sempre l'accento sbagliato. Ha 19 anni, unica delle poche bionde stasera in concorso, alta 1,70 del Sagittario. Ah, intanto c'è di piove, così intanto. E via la bufata, e via la bufata di Luca. Lei studia all'alberghiero e da grande vuole diventare psicologa. L'aspirante Miss con un numero fortunatissimo, la numero 17, si chiama Laura Bonetti, ha 18 anni, alta 1,72, segno zodiacale Gemelli. Studia amministrazione e marketing e da grande vorrebbe entrare nel mondo della moda. Modella o fotomodella? Perché vi ho spiegato che c'è una differenza. C'è una grande differenza. E poi ce lo spiegheranno. Andiamo avanti, aspirante Miss numero 18, lei è Valentina Santus. 19 anni, alta 1,65, segno zodiacale del Sagittario. Studentessa da grande vuol diventare un medico. La nostra giurì intanto qua ed osserva da tutti. Tranquilli, rilassati, ve la volete? Tutto ok? Avete chiesto la birra, tranquilli, non ho accolto il numero. Perfetto. Numero 19, Eleonora Mainardi. Alta 1,68. Dei Naidi, 19 anni della bilancia. Mi hanno fatto scrivere sbagliato. Lei è una studentessa e da grande vuol fare la stilista. Le sue amiche sono scappate, la tua aspirantissima. Hai tutto il palco per te, cara Eleonora. Numero 20, Roberta Vespa. Roberta Vespa è alta. Quanto sei? No, sono io che sono troppo basso, non trascino, te sei a posto. È alta 1,82 e ha 18 anni. Adesso così per sfizio personale io voglio portare Luca di fianco a Roberta. Sì. Ti ripeto l'ombrello, E dell'acquario va al liceo linguistico e da grande vuole lavorare all'estero come insegnante di spagnolo. La numero 21, non so se ce l'abbiamo. Sofia Scotto. Sofia Scotto, eccoti qua, non abbiamo i tuoi dati, quanto sei alta? Ma di pubblico di questa cosa sono interessato a studiare per avere le possibilità. Quindi adesso stai studiando? Sì. Ragione. Sei maturata. Esami quest'anno? E non sei a studiare per l'orale? Giulia ha già studiato, prego, a te Sofia. L'aspirante Miss numero 22 si chiama Maya Ione. Lei ha 19 anni, è alta 1,75 ed è il segno dello scorpione. Finalmente lo scorpione. E anche lei in questi giorni alla maturità scientifica, la grande vorrebbe fare la modella. L'hai bufato e dice tapiole, grazie. Ma vedi, c'è gente che non fa l'applauso. L'aspirante modella numero 23 è Arianna Viale, 18 anni, 1,76, segno zodiacale Toro.
lei studia per diventare parrucchiera e da grande vorrebbe entrare nel mondo della moda. La penultima aspirante Miss numero 24 si chiama Luca Valentina Ponte. Ha 21 anni e alta 1,77 del segno dei pesci. Studia scienze motorie da grande, vuole diventare insegnante di educazione fisica. E l'ultima aspirante Miss della serata, quando Modossola alla festa del giugno insieme, Giada Macchi. Giada Macchi, 19 anni, alta 1,72 del costruzione. Fa la commessa in profumeria e da grande vuole lavorare dove, secondo voi? Nello spettacolo! E queste sono... Facciamo un bel applauso a tutte queste bellissime ragazze! La 19, la 20, la 21, la 22, la 23, la 24 e la numero 25. Grazie ragazze! Grazie mille ragazze! Potete accomodarvi per fare il cambio d'abito. Allora,